stato lanciato in rete un appuntamento dal Movimento 5 Stelle di dire a tutte le persone che hanno votato Movimento 5 Stelle di venire a vedere dove entreranno i cittadini, dove entreranno loro stessi. Il Parlamento che verrà aperto come scatola di tonno. Dove entrano le persone elette del Movimento e che rappresenteranno tutti i cittadini. Io sono solo un attivista romano che ha dato soltanto una mano, ora il ruolo specifico degli eletti lo stabiliranno gli eletti riunendosi tra di loro e decidendo quello che c'è da fare. Da attivista e elettore 5 Stelle, lei spera che questa legislatura sia sfruttata per portare a casa delle leggi o pensa che debba chiudersi il prima possibile perché non c'è governabilità? Io da attivista mi auguro che si riesca a mettere un primo tassello di cambiamento delle istituzioni in Italia. E attraverso anche l'incarico a un governo che difficilmente avrebbe i numeri senza il vostro sostegno. Ma guarda, su queste questioni, questi calcoli sui numeri li lascio fare al nostro gruppo che quando si insedierà stabilirà cosa fare e cosa non fare, insomma. Praticamente sono qui come cittadino normale, sono venuto a vedere una cosa che non ho mai visto. Questi ragazzi sicuramente portano un entusiasmo, portano una freschezza che ne abbiamo bisogno. E spera che questi giovani parlamentari cerchino confronto col resto della politica in Parlamento o che questa legislatura duri il meno possibile e si ritorni a votare? Io penso che loro la fantasia ce l'hanno, penso. Però cioè, bisognerà vedere dall'altra parte come reagiscono, come rispondono a questi impulsi che vengono dati da questi ragazzi. L'elettore del 5 Stelle quanto spera che duri questa legislatura? No, non è tanto quanto spero io, non durerà perché al Senato c'è l'ingovernabilità e una cosa che non viene detta mai è di chi è la colpa di questa ingovernabilità, di chi ha fatto la legge porcata. Si percepisce nell'aria la volontà di delegittimarlo il movimento di Grillo, insomma. E secondo lei la legittimità del movimento la si trova confrontandosi con questo Parlamento e con il prossimo governo oppure cercando di andare a vincere le prossime elezioni? Guardi, io penso questo, che se non dovesse uscire fuori un qualche cosa di positivo adesso, alle prossime elezioni io credo che Grillo aumenterà i consensi. Ma io ho visto già il Senato, ma come monumento nazionale, non è che... Ha un po' più di fiducia delle persone che sono entrate, che entreranno a Montecitorio tra poche settimane rispetto a quelle che c'erano prima? Io sto aspetto, non è che mi posso esprimere ancora. Spero di sì, ne abbiamo bisogno.